Cash or Trash è in arrivo, Alessandro. Quale tesoro avrai in serbo per i mercanti? Porto questo oggetto perché mi è piaciuto da sempre come design, come tipologia di materiale, la storia anche che porta l'italiana di un'azienda importante e anche il ruolo che aveva, la comunicazione. Facciamo entrare Alessandro. Sì. Alessandro. Buongiorno, ciao a tutti. Piacere. Ben arrivato. Buongiorno. Sì, buongiorno. Alessandro Rosa. Piacere, molto piacere. Da dove vieni? Da Brescia. Da Brescia. Che cosa fai nella vita? È Dante, come si dice, cacciatore di teste, però poi anche varie altre cacciatore attività. Di cacciatore di teste. Nello specifico? Nello specifico, a volte sotto copertura vado in altre compagnie a cercare se c'è qualche talento. Strapparlo alle sì, altre aziende. Alla concorrenza, sì, non si dovrebbe dire. Una spia. Una spia, sì, con la passione del modernariato e dell'antiquariato. Sì, modernariato, sì, più modernariato, più modernariato perché lo vedo più vicino a me. Quali sono gli oggetti che ti intrigano di più, che ti piacciono di più? Allora, un po' essendo del toro mi piace il design in generale. Essendo del toro? Perché quelli nati sotto il segno del toro dicono che piaccia un po' l'estetica, la bellezza. Pesci come sono rispetto a questo? Pesci sono bravi commercianti, dicono. Dei capricorni? Adesso devo andare a riprendere gli appunti. Va bene, e questi che cosa sono? Questo, allora, è un Dufono della Ducati. Dufono? Dufono si chiama, esatto, cioè doppia fonia. Fammi capire bene, Alessandro. Sì. Questo comunica con lui? Esatto, cliccando questa parte in argento, comunque, in quel momento, signora Lorenzini, mi passi gentilmente in officina. Alessandro, mi senti, Alessandro, sei desiderato sul set? Paolo, è giorno di andare sul set, eh? Arrivo. Bene. Dove hai trovato questi oggetti? Li trovò mio padre, praticamente lavorando per una grande azienda, stavano svuotando i piani degli anni 30 e lui disse, ma state buttando tutto in discarica, posso prendere qualcosa, e riuscì a prendere qualche lampada ministero piuttosto che questi oggetti che sono degli anni 30-40, li salvò e quindi è quasi una quarantina d'anni che li abbiamo in casa. Sentiamo cosa ci può suggerire Alessandro. Allora, Società Scientifica Radio Brevetti Ducati, questo è il primissimo nome della Ducati. Siamo nel 1926 a Bologna. Si dice che li abbia progettati Gio Ponti, quindi questo grandissimo architetto italiano del secolo scorso, uno dei più importanti. Però di scritto, di documentato, questa cosa qui non è mai stata confermata. Hanno un design aerodinamico bellissimo, con questo movimento, diciamo che da un punto di vista estetico sono dei capolavori, ecco. Sono in bachelite, il primo materiale completamente sintetico, ed è un successo pazzesco perché poi fu utilizzato per creare di tutto di più. Sono integre? Completamente, senza crepe, fortunatamente. Ti sei fatto un'idea di quanto puoi ricavarne? E ho visto alcune aste, viaggiano sui 200-250 euro l'uno, raramente le ho viste in coppia, questo è il bello. Cioè... Vogliamo chiederlo ad Alessandro? Quanto valgono? Allora, è un oggetto sì legato alla telefonia, però è anche una piccola opera d'arte, se vogliamo, no? Un oggetto proprio di design tipico di quegli anni lì. Certo che il vero valore è un po' inferiore a quello che tu hai in mente, e guarda, valuto la coppia. Valuto la coppia 300 euro. 150 l'uno? Sì, può starci, bisogna trovare a vedere come forse interpreteranno magari. Sì, giustamente, ce la giochiamo. Vediamo dopo in sala mercanti. Grazie, Alessandro. Perfetto. Grazie. Complimenti per gli oggetti. Grazie. Mi aspettavo forse un filino di più, ma con i mercanti me la giocherò cercando di far aumentare un attimo il valore dell'oggetto. Andiamo a conoscere subito il prossimo venditore, che si chiama Alessandro. Alessandro, grande Alessandro Magno. No, ora entra Rosa direttamente. Hai capito qual è lo spirito? Ciao a tutti. Ciao Alessandro. Da dove vieni? Da Brescia. Grazie Paolo. Da Brescia. E che fai nella vita? Allora, faccio il cacciatore di teste, selezionatore, headhunter per una grande compagnia assicurativa finanziaria. Mi stavo emozionando con cacciatore di teste, ho detto, Dio che bello, cacciatore di teste. Sì, pensavo. Sì, era emozionato, capito? Era pronto a comprare un paio di crani. No, invece più tradizionale. Sei un collezionista?
Sì, di tante cose, mi piacciono oggetti belli che mi diano delle soddisfazioni. Senti, questo è un pezzo della tua collezione? Sì, che viene anche da quella di mio papà, perché mi ha trasmesso. Siete curiosi, eh? Sì, esatto. Sì, in baghelite sono del 30, che bello. Io amo la baghelite. La baghelite è bellissima, il materiale meraviglioso. Bella la forma, 30, sì. Bellissima. Tu come le hai avute? Allora, la storia è curiosa, me le ha passate mio papà, che li ritrovò fondamentalmente in una sorta di buca di scarica quando ripulirono gli ultimi piani del palazzo storico degli anni 30 a Brescia. Che lui lavorava. Lui, un po' appassionato, sì, ha recuperato qualche ventilatore antico, questi dufono. Ah, non li possiamo vedere? Vieni, vieni Stefano. Ah, sono due Ducati, sono certo. Wow, volevo lasciare il club di teatro. Bellissimo. Wow, mamma mia, che bellezza! Sono proprio déco, eh? La linea è proprio déco, è meraviglioso. Sono due oggetti rarissimi e molto, molto belli. Come funzionavano? Si collegavano, sì, a una centralina, sì, a una, sì, sorta di centralina? Sì. Sì, è l'attacco della centralina e parlavano da una stanza all'altra. La forma è pazzesca. Fondamentalmente potrebbero funzionare oggi a ricostruire una sorta di... No, è impossibile. Scusate, perché ci vuole il trasformatore e può darsi, si bruciano, se lo... Sì, già stare. Sono solo oggetti di bellezza. Mi ricorda qualcosa di più importante? Un'auto? Alessandro Rosa ha elogiato proprio il design. Il design è fantastico. Di questo oggetto. È molto bello. E poi continuiamo a vedere gli oggetti conservati benissimo, perché anche questo cavo di solito si spera, sì, si apre. Perfetto. Cari mercanti di Cash or Trash, dichiaro ufficialmente l'asta aperta. Scusate, posso dire una cosa? Sono due. Facciamo una società, uno per io uno. Io l'ho già fatto di lui. Ah, senza di niente? Robby, amore. Amore, lei te. Sì, lei te, compriamo. Certo. Mi hanno fatto fuori, ragazzi, e hanno perso fuori classe. Chi fa la prima offerta? Io. 50. 50 euro offerti da Stefano. Fa due. 100. 120. 150. 160. 200. 220. La mia SPR, la società per rilanci, sta andando molto bene, sono molto felice. 300. 325 mi fermo. 350. 360. Io esco da solo. Cioè, Giovanni lascia così il mio socio senza, tra l'altro, un preavviso. Già non so com'è. Non si fa, ma non si fa così. Sei uscito, basta. 360 da solo. No, non puoi. Basta, tu eri in società, non c'è più. Allora, ordine. 360 euro offerti da Stefano in solitario. Non può. Non si fa, se è una società che gareggia, se uno si tira indietro la gara è finita. Va bene, 400. 400 euro offerti da Roberta e Ada. Mi fermo. Hai visto che quanto io sono stata importante in quest'asta? Però ho scelto la socia giusta. Visto, se sceglievi il socio giusto, andiamo oltre di comprare. Siamo a 400 euro offerti da Roberta. Lei è detto che si ritira. Io non posso più parlare perché la società 401, 402, 403. Alessandro, accetti? Accetto. Bravo. Sono due signore. Puoi dire no, Stupendo. Amore mio, la nostra prima società. E tengo io tutte e due e poi passerò da quello che riuscirà a vendere. Vediamo, magari mi tiene un periodo lei e se non li vende poi li prendo io. Ma tanto sono certa che questo oggetto non mi tornerà indietro. Allora, la ditta di Roberta e Ada si aggiudica per 400 euro i dufoni. Dufoni. Di Alessandro. Grazie, è stata una roba stupenda. Grazie, è stato un piacere. Grazie, veramente molto bello. Molto bello. Grazie, fantastico. Bellissimo, mi sono veramente divertito, non me l'aspettavo, è stato emozionante, molto emozionante e soddisfatto. Che bello. Ada e Roberta si aggiudicano il dufono portato da Alessandro. Angelo, invece, cosa avrà deciso di vendere?